storia difficile, di questo diario da incubo per certi versi e di un libro travolgente che per certi versi è stato il caso editoriale di quest'estate. E Repubblica, quindi non un giornale diciamo che può essere considerato particolarmente attento a queste problematiche, ha scritto che era di una religiosità abbagliante. In una bella recensione questo luglio, in cui diceva: c'è un fatto strano nella classifica dei bestseller da ombrellone, c'è questo libro che parla di una disgrazia. Ma ne parla in un modo vivo, ne parla in un modo vero, ne parla in un modo che riguarda anche il nostro destino, ed è questa la sua forza. Allora, lì per lì, racconta Antonio, lui e sua moglie pensano che sia davvero finita, che Caterina sta per morire, arresto cardiaco, e quindi racconta la corsa al pronto soccorso, l'arrivo, e non volevamo pensare al mare di dolore dell'indomani. Non mi è facile, perdonatemi, raccontare cosa fu quella notte, l'arrivo al pronto soccorso, le ipotesi dei medici su cosa poteva essere accaduto, una più terrificante dell'altra, e infine lei, stesa su quella barella, intubata, legata e inerte, eppure così bella, con tutta quella lunga chioma ricciola sulla barella. Sua madre in lacrime la carezzava con lo sguardo come la Madonna deve aver carezzato Gesù deposto dalla croce. Io dentro di me continuavo a implorare: madre dolce, che non mi abbandoni mai, madre mia, regina del cielo, tu che ti puoi tutto, salvala. A te l'avevo consegnata fra le tue braccia, sotto il tuo mantello, sotto la tua protezione. Madre mia, ricordi quel giorno quando la portai a Firenze? Iniziava allora l'università, 5 anni fa, la tua protezione la affidai venendo alla Santissima Annunziata. Adesso era arrivata la laurea, mancavano 12 giorni, non puoi restituirmela così, non è possibile. Tu non fai questo ai tuoi figli, tu non tradisci mai, tu non abbandoni mai i tuoi figli. Tu sei sempre una madre accorata che si prende amorosamente cura di chi ti viene affidato. È una preghiera al limite del grido, al limite della disperazione, è davvero una domanda, no? Che cos'è la preghiera? La preghiera è una domanda. È una domanda che neanche noi, come dice poi anche Antonio nel suo libro, neanche noi sappiamo bene quale sia il vero contenuto, no? Come dicono le scritture, preghiamo, ma il pregare è solo un chiedere, ma anche il modo di chiedere può essere dettato non da noi ed essere più vero ancora, no? Allora, questo libro cos'è? Il racconto di una disgrazia che viene affrontata con la fede e viene affrontata con un'amicizia vera, e questo genera qualcosa, genera misteriosamente qualcosa, genera dei fatti che vengono elencati, degli incontri, dei piccoli miracoli di cui è sparsa questa disgrazia, perché di disgrazia si tratta, di cosa negativa, di cosa dolorosa, no? E Antonio, che tutta la vita ha usato la scrittura, lo scrivere, il comunicare come professione, noi abbiamo avuto la fortuna da ragazzini di Antonio come me di conoscere Don Giussani quando eravamo veramente dei bambini, e quindi di conoscere da vicino l'origine e il carisma del movimento di comunione e liberazione. Ma qui non si tratta delle etichette, si tratta del fatto che quello era un uomo vero che ci insegnò che si poteva, che la cosa più importante della vita era comunicare una felicità, comunicare una scoperta, comunicare una grande umanità. E il giornalismo, insieme all'insegnamento, insieme a tante altre cose, poteva essere un veicolo dell'unica parola che contava. Tante parole potevano essere un veicolo. E mai avrei pensato che poi, neanche lui credo, che poi Antonio avesse superato il pudore che pure tante pagine nascondono e rivelano, anzi meglio, per raccontare attraverso la sua capacità di racconto, la sua capacità anche professionale di scrittura, per raccontare questa storia qua. E però l'ha fatto, e io gli sono molto grato, e con me sono molto grato alle persone che hanno letto e si sono commosse a questo libro, che fa fare due cose sostanzialmente: fa piangere
e fa pregare. E quindi quando leggiamo questo libro, o quando lo leggiamo, ci viene voglia di piangere e di pregare. A un certo punto questa ragazza è in coma e non si sveglia. Guardate che Antonio è un giornalista polemista di grande talento, non ha avuto fortuna in televisione, nonostante che però sia arrivato in televisione, che c'è un fatto enorme secondo me, ma è un giornalista di razza, è una persona di grande intelligenza, non è un credulone, è una persona in cui il raziocinio e l'intelligenza, la cultura e la conoscenza sono importanti, e che lui ci parli di Maria è già un fatto straordinario da un certo punto di vista. Qui racconta appunto che era con questa continua preghiera, c'erano tutti sti ragazzi attorno a sta ragazza in coma, e un nostro amico comune che era allora mio collega Mediaset, che conosco molto bene, Paolo Prosio, è andato a trovarlo, e questa è una delle testimonianze. Nella sala d'aspetto della terapia intensiva di Careggi, per settimane coloro che passavano hanno visto decine di ragazzi in silenzio, raccolti tutti insieme, sottovoce a recitare il rosario. Uno spettacolo per il mondo e per gli angeli. Qualcuno di passaggio si univa alla preghiera, altri passavano in silenzio. Uno di quei primi giorni venne a trovarci Paolo Brosio, che poi, ritornato a casa, mi scrisse: quei giovani, davanti alla rianimazione di Careggi, mi hanno emozionato, ciao. È un mondo meraviglioso, un mondo silente che fa sperare per il futuro. La vicenda dolorosa di tua figlia mi ha regalato una pagina di vita tutta da scoprire, la vita semplice e sana degli amici di Caterina. Sento il bisogno di tornare per capire quei giovani e pregare con loro. Ciao Antonio, amico mio, che Dio protegga te e la tua famiglia. La gente gli chiede a Antonio attraverso il suo blog, attraverso l'email, che cosa possono fare per Caterina. E lui risponde: c'è una cosa importantissima e preziosissima che si può fare. E l'ha ripetuto stasera a noi al telefono. Pregare, far celebrare messa e recitare l'osario per la sua guarigione. E in questo momento per noi la speranza più grande. Noi e gli amici lo stiamo facendo istantaneamente. Che Dio vi benedica. Sono piccoli fatti quelli che accadono in una circostanza di questo tipo, ma sono fatti che hanno un valore immenso, no? E allora si scopre che la vita è fatta di piccoli particolari che tutti vorremmo insignificanti, e che poi invece sono la vita, sono la cosa più importante della vita. E Antonio lo capisce in modo quasi fisico la vicenda di questa ragazza, e ce lo racconta, e però la lezione vale sempre per tutti noi, no? E succede qualcosa, ad esempio, il 23 settembre. Alle 9 del mattino mi arriva una telefonata sorprendente, e Maria Pavlovic, una delle 6 veggenti di Medjugorje. Maria è una nostra carissima amica. Sapevo che seguiva con trepidazione la nostra vicenda. Mi aveva scritto alcuni sms per assicurarmi e per assicurarmi la sua preghiera, ma quella mattina ci fece veramente felici. Lei viveva con la sua famiglia nel nord Italia, quel giorno voleva approfittare di un viaggio di lavoro di suo marito in Toscana per venirci a trovare, non io e Caterina. Contava di arrivare nel pomeriggio, così avrebbe avuto la sua apparizione quotidiana, ogni giorno alle 17:45, proprio lì, in terapia intensiva, accanto a nostra figlia. Inutile dire che eravamo entusiasti. Mai avremmo potuto immaginare così tanto. Quel pomeriggio aspettammo con gli amici di Caterina, partecipando come ogni giorno alla messa di Padre Walter nella cappellina dell'ospedale, e all'arrivo di Maria restammo tutti lì a recitare il rosario. Solo Alessandra, la moglie di Antonio. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, e Alessandra è una grande donna che sta accanto a Antonio, è la mamma di Caterina. Alessandra entrò nella stanzetta di Caterina con Maria.
Quello che accadde l'ho raccontato a tutti nel blog il 24 settembre, allora rileggiamo un pezzo, dice.